Partiamo con 96 maglie chiuse in cerchio, una catenella e su ogni maglia sottostante andiamo a fare una maglia bassa. Su ogni catenella sottostante andiamo a fare una maglia bassa. Una volta arrivati alla fine del nostro giro, chiudiamo entrando nella prima maglia bassa, in questo modo, e chiudiamo con una maglia bassissima. Abbiamo terminato il nostro primo giro. Controllate che sia giusto e dritto. Scusate la voce. Ci alziamo con 3 catenelle. Carichiamo il filo e nella stessa maglia sottostante andiamo a fare altre 2 maglie alte chiuse a metà, in questo modo, una e 2. Abbiamo 3 cappietti sull'uncinetto, ora carichiamo e chiudiamo tutto insieme. Facciamo 5 catenelle. Carichiamo, saltiamo 2 maglie sottostanti, nella terza ripetiamo, quindi maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà. Chiudiamo tutto insieme, 5 catenelle. Nuovamente carichiamo, saltiamo 2 maglie sottostanti e nella terza di nuovo un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Cinque catenelle e di nuovo stessa cosa, saltiamo 2, terza, una, due e tre. Chiudiamo tutto assieme, di nuovo 5 catenelle e così fino al termine del giro. Questo è quello che avremo al termine del giro. Io non l'ho ancora concluso, lo concludiamo insieme, quindi andiamo a fare l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme, in questo modo. Quindi lo chiudiamo insieme. Facciamo 3 catenelle, in questo modo. Carichiamo il filo, entriamo nella al centro, diciamo, della nocciolina sottostante, in questo modo, e chiudiamo con una maglia alta, in modo da essere più o meno al centro di quello che sarà il nostro archetto. Ora procediamo in questo modo. Facciamo una catenella, così, rientriamo nell'archetto facendo una maglia bassa, in questo modo, facciamo 5 catenelle ed andiamo al centro del prossimo archetto con una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto, 5 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. Eccoci nuovamente al termine del giro, il lavoro si presenterà in questo modo. Ora chiudiamo esattamente come abbiamo chiuso nel giro precedente, quindi 3 catenelle. Carichiamo, andiamo sulla prima maglia bassa lavorata e facciamo una maglia alta, in modo da rimanere comunque più o meno al centro di quella che è il nostro archetto. Nuovamente facciamo una catenella, rientriamo facendo una maglia bassa,
andiamo direttamente nel prossimo archetto con, carichiamo il filo, 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 maglie alte, 3 catenelle ed altre 4 maglie alte. Una, due, tre e quattro. Quindi abbiamo fatto una conchiglia. Ci affranchiamo nel prossimo archetto con una maglia bassa. Di nuovo, prossimo archetto, 4 maglie alte, una, due, 3, 4, 3 catenelle e di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Di nuovo ci affranchiamo nel prossimo archetto con una maglia bassa. Proseguiamo così per tutto questo giro. Eccoci arrivati a termine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa. Ora camminiamo fino ad arrivare qui al centro della nostra conchiglia, quindi a maglie bassissime, camminiamo fino a lì, in questo modo. Una catenella, una maglia bassa al centro della conchiglia e 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Maglia bassa al centro della prossima conchiglia. Facciamo questo per tutto il nostro giro. Al termine del giro concludiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia di inizio giro, in questo modo. Entriamo nel primo archetto con 'Così è come si presenterà il lavoro a fine giro. Anche questa volta chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia lavorata, in questo modo. Ora andiamo a ripetere il primo giro di noccioline. Partiamo con 3 catenelle, carichiamo ed entriamo nella stessa maglia sotto con una mezza, una maglia alta chiusa a metà, un'altra maglia alta chiusa a metà, tutto insieme. Questa volta dividiamo con 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Saltiamo sempre 2 maglie sottostanti. Nella terza, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, quindi 3 maglie alte chiuse a metà, chiudiamo tutto insieme, 1, 2, 3 e 4 catenelle. Di nuovo, saltiamo 2, nella terza, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, altra maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto insieme, 1, 2, 3 e 4. Carichiamo, saltiamo 1, 2,
entriamo nella terza, maglia alta chiusa metà, maglia alta chiusa metà, maglia alta chiusa metà, chiudiamo tutto, 1, 2, 3 e 4. Saltandone due ci ritroviamo nella prima del prossimo archetto e sarà sempre così, maglia alta chiusa metà, maglia alta chiusa metà, maglia alta chiusa metà, chiudiamo tutto insieme. Vedete? Ci ritroviamo con 1, 2, 3, 4 noccioline per ogni arco da 12 maglie basse. Questo giro lo chiudiamo in questo modo. 2 catenelle dopo l'ultima nocciolina, carichiamo il filo e sopra alla nocciolina successiva facciamo una maglia alta, di modo da essere al centro dell'archetto che si viene a creare. Facciamo una catenella, rientriamo nello stesso archetto facendo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, al centro del prossimo archetto, una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, al centro del prossimo archetto, una maglia bassa. Facciamo 3 giri di archetti sempre di 4 catenelle, quindi finiamo questo giro, ne facciamo un altro e poi un altro ancora. Ci vediamo al termine di questi 3 giri di archetti. Alla fine io di giri di archetti ne ho fatti 4. Come vedete, questo è lo sprone come si presenterà. Ora io andrò a fare dei giri di maglia alta senza fare aumenti, per paura che poi sfarfalli. Voi potreste anche decidere di aumentare questi giri di archetti, sempre senza apportare nessun aumento, perché dal momento in cui avrete raggiunto la lunghezza della vostra spalla, quindi a lato collo sarete arrivati alla fine, alla punta delle vostre spalle, non importa se la maglia smetterà di crescere in larghezza, andremo soltanto ad allungarla per poter arrivare poi allo scalfo manica. Non vi preoccupate se non sarà abbastanza larga per il vostro torace, perché poi aggiungeremo comunque delle catenelle a destra e a sinistra nel momento di chiusura dello scalfo. Proseguiamo quindi col fare le maglie alte. Se non vi trovate all'interno di uno degli archetti, ci arrivate con una maglia bassissima. Vado a fare 3 catenelle, dopodiché all'interno dell'archetto vado a fare altre 2 maglie alte. Una maglia alta sulla maglia bassa sottostante e nel prossimo archetto 3 maglie alte. Di nuovo una maglia alta sopra la maglia bassa e di nuovo 3 maglie alte. Di nuovo maglia alta su maglia bassa e via così per tutto il nostro giro. Come vedete, il nostro sprone non ha ancora iniziato a scendere, sicuramente ci vorranno ancora un po' di giri prima che inizi a scendere, per quello vi dicevo di non fare più aumenti, altrimenti rischiate che sfarfalli e quindi diventi più largo di quello che deve. Io
E ora andrò avanti a fare giri di maglia alta fino ad arrivare alla chiusura dello scalfomanica. Sicuramente opterò per giri di andata e ritorno, quindi non lavorerò in circolare ma andata e ritorno perché voglio avere l'effetto proprio della maglia dritto e rovescio. Quindi procederò in questo modo. Se a voi non piace l'effetto dritto e rovescio, potrete tranquillamente continuare a lavorare in circolare. Quindi procedo fino ad arrivare alla chiusura dello sprone che poi faremo insieme. Dopo aver fatto i miei giri di maglia bassa, di maglia alta, scusate, e io ne ho fatti 4, ho deciso che sono arrivata all'altezza giusta per poter chiudere il mio sprone, quindi fare gli scalfi manica. Vi devo però spiegare come prendere le misure per gli scalfi manica e mi sono fatto uno schemino. Eccolo qua. Allora, dovrete prendere sia la circonferenza del vostro sprone che la circonferenza del vostro torace o comunque la parte più larga del vostro corpo che vorrete contenere all'interno del busto della vostra maglia. Nel mio caso ho una circonferenza torace di 96 centimetri. La circonferenza del mio sprone è di 156 centimetri, che sono pari a 256 maglie alte. Io ho fatto un calcolo e quindi 96 centimetri sono 74 maglie sul dietro, 86 sul davanti. Quindi, cosa ho fatto in pratica? Ho diviso i centimetri per le maglie, ovviamente ho fatto la proporzione e in pratica ho diviso le mie maglie con qualche maglia in meno dietro e qualche maglia in più davanti. Quindi invece di fare 80 e 80 maglie alte, ho semplicemente tolto qualche maglia alta da dietro e l'ho riportata davanti. Quindi circonferenza 96, 156 centimetri totali di circonferenza che sono pari a 256 maglie, le ho calcolate proprio per fare la proporzione. Quindi ho diviso 80 e 80 spostandone un po' più davanti e un po' meno dietro e ovviamente poi ciò che rimaneva, quindi da 256 meno 160 che sarebbero 80 e 80, rimangono in pratica 48 maglie per manica, quindi cosa faccio? Sono andata, in realtà sono 47 centimetri, 51, 29, 29. Quindi ora vi faccio vedere come le ho divise. In pratica sono partita da dietro. Ho segnato, ho attaccato un marcapunti. Ovviamente io l'ho affrancato dove ho l'attaccatura del filo, quindi qui. Vedete? Ho contato le mie prime 74 maglie. Ho messo un marcapunti, ho contato altre 48 maglie e ho segnato il marcapunti. Questa sarà la nostra manica. Ho contato altre 86. Scusate, 84 maglie. Ho messo un altro marcapunti e quindi contandone altre 48 ho chiuso la seconda manica. Ovviamente non ho contato quelle sul davanti perché tanto se ne ho tolte 48, 48 e 74 è ovvio che quelle davanti saranno giuste giuste 86 maglie. Quindi ho chiuso il mio sprone. Ora procedo in questo modo. Lavoro la prima maglia alta sulla catenella dove ho il marcapunti, però non lo tolgo perché in pratica io adesso andrò a lavorare il retro della nostra maglia. Quindi, come fatto finora, alzo, avvolgo, rientro e faccio la mia maglia alta simulata.
in questo modo. L'ho fatta un po' morbida, quindi la rifaccio. Allora, tiro bene, alzo, giro e faccio la mia maglia alta simulata. E vado a lavorare tutte le mie maglie alte fino al prossimo marcapunti. Come vedete, sono arrivata al marcapunti e ho già lavorato la maglia all'interno del punto segnato. Per avere un po' di mobilità, vado a fare 4 catenelle. Ovviamente potrebbero servirvene di più o di meno delle mie. Io ho calcolato che 4 catenelle mi possono bastare. Vado sempre dentro nel marcapunti dall'altro lato. Rifaccio la mia maglia alta. A questo punto posso togliere il marcapunti perché ho unito la mia manica, quindi ho chiuso lo scalfo. Proseguo fino al prossimo marcapunti dove farò la stessa cosa. Giunti anche a questo marcapunti, centriamo. Facciamo la nostra maglia alta, possiamo a questo punto togliere, ecco qua, il marcapunto perché ovviamente abbiamo la prima maglia di inizio giro, quindi facciamo 4 catenelle come dall'altro lato e chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima lavorata. Ecco qui, in questo modo. Facciamo un po' strettina, ecco qua. Abbiamo chiuso il nostro lavoro. A questo punto continuiamo con la lavorazione in circolare fino a quando non arriviamo alla lunghezza desiderata. Se volete scendere un pochino svasate, potete fare un aumento ogni giro di lavorazione, così da farla scendere un po' più morbida e quasi a trapezio. Dopodiché insieme allungheremo le maniche. Io continuo con la lavorazione per allungare la nostra maglia, poi insieme allungheremo anche le maniche. Ecco qui anche l'allungamento della nostra maglia fatto. Come vedete l'effetto è molto molto bello. Io ho già provato a fare una manica che ho lasciato così. Manichina corta, voi se volete potete anche decidere di fare una manica lunga. Lavorando su una maglia alta potete tranquillamente distribuire poi le diminuzioni per andare a stringere come volete. In questo caso io non ho assolutamente apportato nessunissima diminuzione. Ho fatto semplicemente 10 giri di maglia alta e 3 giri di punto archetti. Vi consiglio nel momento in cui andate ad attaccarvi per fare la maglia alta che vi permette di allungare la manica, di cercare di montare delle maglie che siano un multiplo di 3, proprio per avere poi il multiplo per ovviamente il punto archetti, quindi il punto rete di Irlanda. In questo caso io una manica non l'ho ancora fatta e la facciamo insieme. Partiamo agganciandoci proprio qui sotto dove ci siamo dove abbiamo fatto le 4 catenelle con le 4 maglie alte per lo scalfo manica. Quindi ci agganciamo proprio sotto queste catenelle. Potete anche passare tra le maglie qui sotto, non è importante centrarle e quindi ci agganciamo, facciamo le nostre 3 catenelle, ecco qui, e continuiamo ovviamente con le nostre maglie. Quindi le prime, se non volete entrare nella catenella, potete entrare tra le maglie e poi quelle successive entrerete sulle maglie perché sarete nel senso giusto di lavorazione. Quindi vedete qua c'è la catenella, ci agganciamo. Catenella e ci agganciamo e così poi inizieremo a lavorare tutte le nostre maglie alte in questo modo.
Ecco qui, in questo caso io ho 57 maglie. Se non arrivate al multiplo, fate qualche aumento o diminuzione. Per esempio, ne avete 55, durante il primo giro aumentate in maniera disordinata, diciamo, dove volete, di 2 maglie. Se volete toglierne una, sempre durante il primo giro fate una diminuzione, insomma aggiustate il numero delle maglie durante questo primo giro. Fatto questo primo giro, io non faccio altro che continuare in circolare come fatto per il corpo della maglia, quindi vado avanti a lavorare i miei 10 giri più 3 di rete d'Irlanda e la nostra manica sarà finita. Ecco qui finita la nostra maglia. Allora vi faccio vedere, queste sono le maniche, molto molto belle. Allora, per la rete d'Irlanda io non ho fatto altro che una maglia bassa, 4 catenelle, ho saltato 2 maglie sottostanti e sulla terza una maglia bassa e così via per 3 giri. Ovviamente poi il secondo giro lo lavorate dentro negli archetti sempre con 4 catenelle. Io spero che questo progettino un po' sfizioso vi sia piaciuto. Va bene con un filato come quello scelto da me, un po' più pesantino per la mezza stagione. Se volete farla con un filato un po' più sottile, è veramente graziosa anche per l'estate. Sopra a una gonnellina la sera o a un pantalone o un jeans di giorno. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Non mancate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanella per non perdere le notifiche ai prossimi video, oppure venite anche a trovarmi sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci, Pucci e Dani. Ciao, al prossimo tutorial!